Allora, ci troviamo nel ristorante La Cuccagna di Palermo, sono con Carmelo San Marco in compagnia di Rossana e Laura. Tanto grazie per questa ospitalità. Oggi prepareremo dei piatti, cominciamo con delle linguine con scampi e asparagi. Ecco, però dobbiamo presentare prima gli ingredienti che sono necessari per appunto cucinare questo primo piatto, perché di un primo piatto si tratta. Sì, andremo a utilizzare, diciamo, la cipolla insieme all'allaio, poi metteremo gli asparagi, il prezzemolo, la farina, gli scampi, pomodoro pelato e poi un fumettino di pesce. Smaniamo con un poco di... Non manca mai il fumetto di pesce. Senza dubbio. Con un poco di vino bianco e poi per finire del pepe macinato nero. Intanto diciamo ai telespettatori che, come possono vedere, non siamo dentro la cucina ma siamo davanti ad un tavolo flambè. Perfetto. Ecco, abbiamo spiegato in passato perché si adopera questo tipo di tavolo, però è opportuno che lo ripetiamo per i telespettatori che non ci avessero seguito. Questo è un tavolo flambè perché si va, diciamo, a cucinare chetable davanti ai clienti, dove si preparano dai dolci ai, diciamo, agli antipasti, primi, secondi, diciamo, si può fare un po' di tutto. E gli svantaggi? I vantaggi perché il cliente giustamente guarda cosa una cucina, quindi la cosa è molto importante. E c'è gli svantaggi, che però non è uno svantaggio, perché chi cucina deve conoscere bene appunto il tipo di piatto che sta cucinando, perché non può assaggiare, e quindi è tutta una questione, diciamo, di tecnica e di conoscenza della materia. Va bene, allora cominciamo a cucinare, poi sia Laura che Rossana porranno anche altre domande, perché penso che siano incuriosite da questo nuovo tipo di... Io ne ho già una. Come si fa a cucinare per tutti i clienti in questa modalità? No, cioè, e c'è la lampada, si può lavorare. Per cucinare col flambè? Sì, il flambè, diciamo, è un tipo di cucina che si può utilizzare massimo per 6 persone, diciamo 8 già è un poco, però io ho lavorato anche con 3 lampade contemporaneamente, quindi con 3 fornelli, quindi è tutta una questione di tecnica, come saper cucinare. Io vengo qui a mangiare. In base a cosa le sceglie i clienti? No, ci sono dei clienti che mi chiedono determinati piatti. Sì, determinati piatti. Certo, certe volte li spingo pure io, nel senso dicevo, guarda, ve lo faccio io alla fiamma, che facciamo una cosa particolare. Fermiamoci un attimo per spiegare, che altrimenti ci mancano dei passaggi. Sono gli scampi, ho messo qua dell'olio d'oliva, extravergine d'oliva, lo sto... facendo un po' girare. Però io ho visto che prima no, sì, esatto, prima. Mentre sto riscaldando l'olio ho messo la farina negli scampi. Sì, gli scampi mi serve, diciamo, la farina per non farle, diciamo, bruciare. Però come avete visto, io già l'avevo notato le altre volte, la farina che viene messa è pochissima, mentre noi realmente siamo abituati nelle nostre case. Siamo dentro la farina, invece qua la farina viene serve solo sì, perché formano un intercapedine con tra, diciamo, la carne dello scampo e la farina per non farli bruciare e per farli dorare allo stesso tempo. Possiamo utilizzare sempre questa spolverata di farina? Sempre, tutto ciò che si utilizza per fare i primi piatti con i crostacei, bisogna mettere sempre un po' di farina, quindi aragosta, astice, scampi, gamberoni, sempre. Sì, è consigliato. Faccio notare, perché già l'avevo notato, lui appunto lo ha detto, però è giusto rimarcarlo, non tocca il cibo con le mani. Assolutamente. Generalmente è obbligato, perché una volta che sono le persone presenti, diciamo, nella sala, lui è obbligato, in un certo senso anche perché si può, ad adoperare solo le posate, sì, per prendere il cibo, metterlo nella padella e lavorarne, cucinarne. Questa è una tecnica. Non lo può fare chiunque, ecco, ci vuole un po' di... A casa come si cucina? Bisogna solo conoscere i passaggi per poter cucinare. Ora sto aggiungendo la cipolla. La faccio imbiondire leggermente. Allora, ripetiamo, abbiamo preso gli scampi, sono stati spolverati di farina, poi messi in padella dove già c'era dell'olio, olio sempre, il famoso olio. Extravergine d'oliva. Sempre della tenuta di Antonio Di Anni o questo è un altro tipo? Sì, questo è un altro, è un ragona. Un ragona. Che fanno su a Trapani, quindi è molto buono. Deve essere
fatto bruciare indubbiamente. Assolutamente. Vedi, io aggiungo sempre la formettina di burro, perché il burro mi serve per non far bruciare gli ingredienti, né l'olio né cipolla, niente, completamente niente. Siamo già la cipolla, infatti, uno solitamente la cipolla la mette prima, invece in questo caso no. L'ho messa dopo, perché sennò si brucia. Ho dato la prima rosolatina agli scampi, poi ho inserito, diciamo, la cipolla, l'aglio, poi ho messo il burro appunto per bloccare. Che non venga bruciato niente, ecco. A casa, cioè, ma la sequenza, si butta lì la cipolla con l'olio, invece no, abbiamo imparato un'altra cosa. Va bene. Adesso, per fermare, diciamo, il tutto, do una spruzzatina di vino bianco. Cioè, per fermare o per insaporire? Serve intanto per bloccare, diciamo, la cottura, in questo caso. Serve per insaporire, ma nello stesso tempo serve per sgrassare il vino bianco. Quando si utilizza il vino in cucina è sbagliato pensare, vale a domarizzare, invece no, serve appunto per sgrassare tutti i cibi, anche la carne, perché si toglie la parte selvatica quando si va a cucinare, il pesce, tutto. Il vino serve per sgrassare. Si può utilizzare il vino anche per altre cose, per ubriacarsi. Certo. Mi ha accompagnato quel piatto pronto. Sapete, a questo punto vado a mettere i pelati. Questo passaggio lo dobbiamo seguire attentamente. No, e lui poi indubbiamente poi li adesso li rompo a pezzettini. E aggiungiamo leggermente, sì. Crudo. Sempre olio leggermente, metteremo un po' di sale. Si può aggiungere durante la cottura, mentre noi sappiamo che l'abbiamo messo là e basta, non lo mettiamo. Aumentano il sale, si mette nel pomodoro. Cosa ha aggiunto? Sale. Il sale nel pomodoro, perché di solito il pomodoro è il pomodoro, dopo lo spezzetta, ma in questo modo per dargli del sapore. Lo spezzetto perché sennò diventa troppo rossa. No, l'olio e il sale, abbiamo messo solo sul pomodoro. Serve per aromatizzare il pomodoro, perché poi il pomodoro pelato è un pomodoro, cioè, naturale, quindi senza niente, senza sapore, senza niente. Quindi metto l'olio e il sale appunto per andarla a insaporire. Ci sono altre cose, ci sanno gli asparagi, indubbiamente saranno aggiunti alla fine. Dopo. Ma già sono già cotti, quindi già bolliti a parte, una cosa che bisogna fare. L'abbiamo messa. Con un pizzico di sale, con un pizzico di sale. Il classico, diciamo, asparagi che si fanno a casa. Prima da questo punto gli diamo una bella maneggiatina. Già sentiamo. Mettiamo il fumetto di pesce, quello che vi spiegavo io. Questo è un fumetto che noi facciamo dal pesce, quindi code, teste, eccetera, eccetera. Cioè, le persone a casa eventualmente possono utilizzare, che nel supermercato vendono questi composti, dadi, che sono ai crostacei, ai pesce, eccetera, eccetera. Ecco fatto. Ora facciamo cucinare leggermente, c'è in attesa che arriva la pasta. Adesso sto continuando a spezzettare ancora il pomodoro. Ecco, la pasta noi l'abbiamo preparata. Sì, ora la stanno portando, sì, separatamente. Che prima si fa la salsa e poi si mette giù, diciamo, la pasta. Ora, nel frattempo lei va cominciando a stringere. Che tipo di pasta abbiamo detto? Linguine, trenette. Sì, la linguina, trenette. Le spiego, dottore Cucina. Per i frutti di mare, per i crostacei, quando si fa la pasta, è consigliabile utilizzare sia la linguina, la bavetta o la trenette, perché è una pasta che assorbe, quindi prende la salsa. Gli spaghetti non vanno bene con i frutti di mare. Quindi stiamo utilizzando pasta fresca o... Pasta in grano duro, ma si può utilizzare anche la pasta, fresca si può utilizzare con i frutti di mare. Però, diciamo, è consigliabile utilizzare appunto la pasta di grano duro lunga, possibilmente, spaghetti, cioè linguine, trenette o bavette. È una salsa che uno può cucinare anche prima, la mette da parte, dico, per chi va a lavorare o perché magari è la domenica, uno può prepararla e la mette da parte. L'importante è che poi
perché lei, diciamo, spegnendo il fuoco si rassoda, quindi si stringe la salsetta, quindi quando uno la deve, diciamo, utilizzare, cioè mettere la pasta, basta rimetterla nel fuoco, dare una piccola bollitura. Allora, io perfetto, la mia idea che non senza è mettere senza aggiungere nulla, quindi senza aggiungere nulla, non perde nulla di come sapore. Assolutamente no. Tutto, secondo diciamo, me no, anzi, secondo me gli ingredienti hanno il tempo. Ora sto aggiungendo gli asparagi. Posando sì, assorbono meglio tutto il condimento. Sì. E quanto tempo deve cucinare, devono cucinare questi scampi? Ma guardi, sono già cotti, quindi sto aspettando, diciamo, che arriva la pasta. Gli asparagi qui? Sì, alla fine metto gli asparagi perché sono già bolliti. Sto aggiungendo un po' di pepe nero. Questo passaggio. No, anch'io pensavo fosse il prezzemolo, invece no, sono gli asparagi. Sì, il prezzemolo si mette dopo, alla fine serve per la perografia, ma serve anche da metterlo a crudo, quindi non farlo cotto. Se non piacciono gli asparagi, cioè, cosa si possono anche non mettere. Gli asparagi si fanno solo semplicemente con gli scampi, ma con gli scampi si può anche inserire, cioè la ragosta, si possono inserire anche i gamberoni, quindi si fa un piatto più arricchito. Ecco, gli asparagi ho visto tipo di verdura, perché è un connubio che sposa bene con gli asparagi, proprio l'asparagio proprio sposa bene con gli scampi, proprio un ingrediente eccezionale. Ecco perché ho visto che abbiamo utilizzato probabilmente sì, abbiamo levato diciamo la parte la parte più dura, quindi abbiamo messo solo la parte più morbida, che che sono le punte. Aspettiamo un profumo che si restringa già. Il sugo. Ora io sto levando diciamo un po' la polpa. Nel frattempo sempre che aspetto la pasta. Non perdiamoci nessun passaggio. Esatto. Stiamo svuotando. Sì, sto togliendo la polpa. Tanto ormai sono già cotti. Viene fatto tutto poi in presenza appunto del cliente. Ma il bello è questo, perché io, come dico sempre, il ristorante è come un teatro, e i clienti sono gli spettatori e noi siamo gli artisti. Ma questo ha un costo maggiore rispetto. Ma di solito io lo lascio per come se lo prepara la cucina, perché per me è un divertimento. È portato, diciamo, allo spettacolo, ovviamente. No, credo sia anche un vanto saper fare la cucina, diciamo, davanti ai clienti con questa modalità poi. Vede, se ci fate caso, io non posso assaggiare perché giustamente sono in sala, ma in cucina di solito assaggiano se c'è sale, se non c'è sale, se devono aggiungere qualche cosa, quindi ci vuole una praticità, c'è la conoscenza appunto soprattutto delle dosi, perché dosi, devono conoscere, perché diversamente è troppo salato, troppo pepato. A proposito, pepe. Leggermente, l'ho messo, il pepe serve per dare un po' di profumo. Assaggiare l'oro, quindi non ho problemi questa volta. No, per me è veramente poco. Ancora non lo sai, ancora bisogna aggiungere. No, l'ho visto. No, ma ancora ce n'è ancora da aggiungere. No. Poi alla fine viene ulteriormente. Non serve, però. Ulteriormente condito. Riaggiungiamo questo famoso fumetto che ci siamo trovati ovunque. Ma qua. Sempre, in ogni caso. Purtroppo, dottore, ci sono dei passaggi che in cucina non si può saltare. Obbligati. Come cucina, lo so. Infatti. Mentre poi vedremo, per quanto riguarda i cibi a base di carne, non mancherà mai il brodo che viene aggiunto pure. Cioè, infatti, adesso il riso, poi con i funghi porcini, lo faremo con il sugo di carne. Esatto. Qualche cosa l'ho imparata e la ricordo, sebbene abbia la mente labile, però ogni tanto. Poi padella di rame, vedo. Sì, questa è una padella molto particolare, perché infatti la cottura viene diversa da quella della cucina. Okay. Sono arrivate le linguine. Sì. Che non sono completamente cotte. Sono un puntino, diciamo, al dente, che adesso c'è la cottura, la devo completare io.
questo è adesso è il momento più importante del rumore, perché chiaramente adoperando posate non di legno è chiaro che il rumore certo si provoca, ma è questo il bello, perché si sente ogni diciamo che un colpo di forchetto, di cucchiaio, è una pennellata che io do sul piatto. Un artista, intendo. In questo modo coinvolgiamo tutti i sensi. Facciamo parlare la padella in questo modo. Anche perché siamo anche un po' in ammirazione. Diciamo diventa proprio uno spettacolo, perché un assiste chiaramente ad un lavoro che viene svolto in maniera più o meno artistica, però finisce per essere catturata la nostra attenzione, oltre che stimolato, diciamo, il palato. Non so. Anche la precisione nell'impiattare. Ecco, ha recuperato tutto. Sì. Non va, tanto che si brucia e non lo dobbiamo fare. No, non si brucia niente. Tutto è recuperato. Cioè, poi tra l'altro lui non può versare, perché è indubbiamente un qualche cosa che non si può fare. Se no lo facciamo a casa. Quindi deve raccogliere. Aspetta un attimo. Questo chiaramente. Ora facciamo vedere tutto per. Conservati questi per coreografia. Sì, l'avevo conservati. Per... Ora ci mettiamo in posizione di telecamera, perché Giuseppe Giordano sta impazzendo indubbiamente. Ecco, dobbiamo. Facciamo vedere queste cose pure da qua. Se dobbiamo pulire il piatto pure. No, intanto facciamo notare che il piatto sembra sporco, però non è così, perché il piatto è ornato con pomodorino, questo qua mi sembra un prezzemolo. Questo è un prezzemolo fritto, però il caposervizio non mi ha aiutato, perché doveva mettere il prezzemolo sopra lui. Ah, ce lo mettiamo così? Lo metto io, ma ce l'ho in mano. Bello che si vede. Allora, il piatto intanto ci ha mai spruzzato di che cosa? Allora, questo di qua è una della mollica brustolita, dove io metto leggermente di pistacchio che viene proprio tritato, li mischio anche per dare una certa coreografia nel piatto. Questo invece è in questo caso è mente prezzemolo fritto, che mi serve per la coreografia, ma è molto buono anche da mangiare. Perfetto. E questi sono spaghetti? No, questi sono linguine. Questi sono dei spaghetti fritti. Sono delle spaghetti fritte che a me serve appunto per coreografia. Perfetto, allora questo abbiamo completato il primo piatto, che ora deve essere assaggiato. Siamo al secondo assaggio, il secondo piatto è sempre un primo, in questo caso sono linguine con scampi a spanaci. Perfetto, allora li ripetiamo come sono state. Sì, intanto li possiamo servire. Ripetiamo come sono state preparate queste linguine, possiamo dire linguine o trenette. Trenetto, bavetta, diciamo, è la stessa cosa. Mentre loro assaggiano il piatto, io gli spiego nuovamente da capo la ricetta. Su una padella viene messo dell'olio extravergine di oliva, poi ho spolverato gli scampi, cioè leggermente di farina, e l'ho inserita all'interno della padella. Li ho fatti dorare entrambe, diciamo, le parti. Ho aggiunto della cipolla tritata, uno spicchio d'aglio e una formettina di burro. Poi ho fermato la cottura dell'olio insieme al burro con del vino bianco. Poi ho inserito il fumettino di pesce e per finire poi ho messo gli asparagi. C'è da premettere, che non l'ho detto poc'anzi, che ho messo del pelato al centro, quindi prima di mettere il vino con olio che era un po' di sale, poi diciamo l'ho reso proprio a poltiglia. Perfetto. Allora, chiediamo il parere sia a Laura che a Rossana per quanto riguarda questo
cibo, ripeto, parliamo sempre di un primo. Chiediamo prima. Un piatto che potrebbe essere anche un piatto completo, perché a me capita certe volte le persone che vogliono mangiare un piatto unico, perché già sta andando di moda. Nel senso, uno prende un primo piatto, in questo caso con gli scampi diciamo più abbondanti, e fanno il primo e il secondo. Abbiamo servito anche del vino. Vino abbiamo? Ho servito un Regaliali, perché è un vino molto versatile, un vino che si accosta molto bene con i crostacei, e appunto l'ho scelto anche per la sua gradazione. Possiamo. E poi perché, scusate, voglio dire, c'è il Regaliali della Tasca Memerita, diciamo, è la storia nostra siciliana. Perfetto. Allora, Linguine. Le linguine che si sono ben amalgamate, hanno preso tutti i sapori. L'ho assaggiato appunto con lo scampo e anche con gli asparagi. Gli asparagi non sono amari come pensavi tu, per cui si sono integrati benissimo col condimento, molto gustoso, devo dire ottimo. Secondo te a casa si può provare a farli? Si deve provare, sono buonissimi, però meglio se le venite a mangiare qui, perché soprattutto perché mi piace questa cosa del flambè, per cui qua il maestro ve li cucina davanti ed è tutta un'altra cosa. Molto più invitante. Molto più invitante. Allora, Laura, stavolta non ci sono problemi, non ci sono funghi porcini, penso che il piatto sia di maggiore gradimento per te. Infatti, come si può vedere già, sono andata perché volevo. Hai avuto più tempo. Volevo andare in profondità per capire se quello che stavo mangiando era veramente buono come al primo assaggio, ed effettivamente è così. Una forchettata tira l'altra, perché questo piatto è veramente molto gustoso. Asparagi, il pomodoro che dà anche un tocco di colore, insomma, tutto è invitante dall'inizio fino all'ultimo boccone. Perfetto, quindi complimenti. Grazie. A Carmelo San Marco, e quindi invitiamo i clienti a venire con più assiduità al ristorante a Cuccagna, vi ho detto, di via Granatelli 21 / proprio vicino Piazza Ignazio Florio. Siamo sempre all'interno del ristorante a Cuccagna di Palermo con Carmelo San Marco, che è il titolare, anche il maître in questo caso. E prepareremo ora un altro primo piatto, che è un riso ai funghi porcini. Sì. Ci sono vari ingredienti, veramente, che è opportuno presentare. Allora, cominciamo. Sì, c'è l'aglio, poi c'è l'alloro, i funghi porcini, burro, riso parboiled, poi il sugo di carne, la famosa demi-glace, e poi ci va il brodo di carne, che serve appunto per completare la cottura del riso. La stessa cosa invece qual è? Sono cose diverse. Olio d'oliva, pepe e vino rosso. Possiamo spiegare la differenza tra questi due? Sì, la demi-glace è, diciamo, un estratto di carne. Noi lo facciamo ancora un po' all'antica, con si mettono cipolla, carota, le ossa vengono fatte, messe al forno, sgrassare, poi si tira fuori, diciamo, quello che esce fuori, viene passato, viene unito con l'amido e esce fuori, diciamo, la famosa demi-glace. E invece questo è... Oggi nei supermercati vendono gli Ebit oppure tanti altri prodottini che, diciamo, seguendo le indicazioni, diciamo, del barattolo, si ottiene direttamente l'estratto di carne senza bisogno di fare il nostro procedimento. Questo invece è il famoso brodo di carne, il famoso dado, se così lo vogliamo dare, solo che noi lo facciamo sempre dall'estratto di carne, con il bollito, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo presentato tutti gli ingredienti. Ora ci dobbiamo accendere. No, prima ci dobbiamo soffermare sul riso, perché Rossana, prima che iniziasse, diciamo, la ripresa, aveva posto tutta una serie di domande. Io l'ho bloccata, sì, perché era opportuno farle, diciamo, con la telecamera accesa, così ne possiamo parlare. Sì, possiamo soddisfare la curiosità di Rossana, ma anche dei telespettatori. Allora, la mia curiosità era questa: io ho assaggiato il riso basmati e da quel giorno in poi non ho più comprato il riso parboiled, sì, perché mi piace di più. Quindi faccio anche il risotto con i funghi, lo faccio anche con il basmati. Dico, è indicato, non è indicato, sbaglio?
servizi per No, è indicato, diciamo. Allora, innanzitutto bisogna dire che ci sono tante varietà di riso. I più comuni sono il basmatico, il parboiled, c'è il Roma, c'è l'arborio, sì, c'è l'originale e così via, perché ci prendiamo di casa. Ognuno di noi preferisce un tipo di riso, ma quello che è molto più versatile, perché è un riso che non scuoce mai, appunto è il parboiled, che è quello che noi utilizziamo, diciamo, nei ristoranti, oltre all'originale oppure, diciamo, all'arborio. Però lei non sbaglia con il basmatico, perché è un riso che giustamente ce lo cucina e lo deve mangiare, non è come che noi ce lo prepariamo per la giornata, quindi, perché non si può fare, diciamo, ogni riso si mette su, certo, quindi c'è un precotto, sì, soltanto sul riso. Una tenuta maggiore, indubbiamente. Perfetto, è un tipo di riso che non scuoce mai. Abbiamo acceso il fuoco, sempre. Padella, questo è un sauté, quindi, perché giustamente è un sauté, quindi perché deve essere proprio più chiuso. Però sempre di rame, e all'interno l'acciaio. Rame all'esterno. Mettiamo sempre l'olio. Padella, ma sono difficilissime. No, sono molto costose, sono. Sì, costose e di difficile da pulire, certo. E allora sto mettendo i funghi porcini all'interno. Olio d'oliva e funghi porcini. Funghi porcini. Ed erano crudi. Crudi. Ora sto dando una mezza rosolata. È sempre pericoloso perché si può picchiare. Come mai utilizziamo le patate d'acciaio anche legno classico? Ma in sala non esistono delle posate di legno, quindi il metro, no, il metro utilizza le posate, diciamo. Coreografica sempre. Diciamo che sono il mezzo per più facile che il metro usa. Anche perché lui poi le usa come delle pinze, perché prendo tutti gli ingredienti, un cucchiaio di legno, anche non è che se le prendiamo mai. Cioè, i funghi. Metto sempre la noce di burro al solito per non fare bruciare l'olio. Adesso inserisco l'aglio. Avevo visto un altro. Sì, io, diciamo, ne metto sempre due perché può capitare o qualsiasi cosa. E allora bisogna, lo tengo là per riserva, ecco, ma non lo uso. Sto levando quella puntina di olio in più che c'è nella rosa. La famosa, quando uno dice, sto inserendo due foglie di alloro. L'alloro è molto importante quando si utilizza il fungo. Perché proprio ammansisce la parte del fungo che è troppo troppo forte, perfetto. Ho detto la parola, perfetto. Ho detto giusta la parola. Sono funghi porcini. Altro tipo di fungo? No, si può utilizzare anche lo champignon se devo fare, diciamo, un tipo di risotto fatto con olio, aglio e funghi e prezzemolo, quindi trifolati. Allora utilizziamo lo champignon. Adesso aggiungo un po' di vino rosso. Serve la cottura e adesso serve anche per andare a sgrassare i funghi. Quindi qual è la regola? Carne, rosso e pesce, diciamo, bianco. Anche quando si cucina. Bianco, sì. Fatto questo, adesso togliamo le foglioline di alloro. Abbiamo dato già il saporino, abbiamo dato. E andiamo a inserire il riso. Sì, a lui. Perché io lancio le cose nella padella e scappo. Perché se hai notato la fiamma non è molto forte, è regolata, quindi... Sì, no, ma io vedevo proprio saltellare l'olio, quindi... Però la padella ha fondo, per cui... Si chiama padella, si chiama? Questa è un sauté, Un sauté. Serve fare risotti, punta gamma, perfetto. Adesso ho fatto insaporire il riso, vado a completare la cottura
con il brodo di carne. E questa è una cosa molto importante da andare a fare. Una cosa importante è che il riso deve essere sempre girato dallo stesso senso, perché se uno lo gira a destra, a sinistra, a centro, non fa altro che andare a rompere l'anima che c'è all'interno del riso. Quindi se io comincio così, devo sempre continuare a fare così. Questa è una tecnica per fare adesso stringere il riso, togliere il brodo. Sì, gli do il coppetto per eventualmente. Io ho avuto come maestro mio padre, che è un gran maestro della ristorazione internazionale. Quello che so fare, devo dire grazie a lui. Beh, tutto quello che mi ha insegnato, quello che fa lui, faccio io in qualche parola. Ma devo dire anch'io, perché mio padre. Quindi. Tutto quello che sto anch'io lo devo a loro, però ovviamente osservare il maestro. Vede, questa maniera di qua mi serve anche veramente anche per altri tipi di salse quando uno fa cucina. Bisogna mescolare, muovere la padella per fare stringere, diciamo, il brodo, perché allora il brodo deve andare via. L'ho spiegato poc'anzi, perché sennò se uso il cucchiaio rischio di rompere il riso. Ah, ecco, bravo. Quindi butta l'amido e comincia. Ti dai il colpo così come faccio io, così per staccarlo mentalmente dal sauté. Già abbiamo detto che lì si era già cotto. Sì. Ci vuole? L'ultimo minuto che ho dato io, un minuto e mezzo per completare. Adesso sto aggiungendo il sugo di carne. 16 minuti, allora la cottura è 18 minuti. Però 16 minuti. 16 minuti e già è poco. Poi 2 minuti servono a noi per andare a maneggiare, ecco, e completare, diciamo, la cottura del riso. È una cosa importante perché noi parliamo di un piccolo passaggio. Ho aggiunto il formaggio. Cosa abbiamo aggiunto? Ho messo la demi-glace, sugo demi-glace. Di carne. Demi-glace. Sugo di carne. Diciamo che prima nei ristoranti marciava tutto in francese. Tutto, indistintamente. Quindi ormai sono rimasti anche queste cose. Quindi chi faceva questo lavoro prima doveva parlare in francese e poi l'italiano, ecco, non ci vuole, perché marciava tutto in francese. Ora sto aggiungendo un po' di parmigiano. No, non penso che avrebbe fatto così, o perlomeno. Va bene così, a posto. Generalmente come viene presentato, come viene cotto? Dipende, a Londra. Dipende dove vai. A Londra sei stata, quindi. Ecco fatto. Questo risotto, abbiamo detto, ai funghi porcini è un risotto con funghi porcini. I suoi ingredienti sono appunto l'aglio, l'olio d'oliva, la formettina di burro, poi ci va l'alloro, che è molto importante, spruzzatina di vino rosso che serve per sgrassare il fungo, fumettino di carne, scusate, brodo di carne, e poi per completare metto la demi-glace, che è il sugo di carne proprio per e proprio. Il piatto è stato sempre preparato con un riso parboiled, è stato decorato. Sì, sempre con la stessa decorazione, lo chef mi ha mandato questa ora, però di solito cambia, che lui cambia sempre. Perfetto, e allora procediamo all'assaggio. Perfetto. Il riso con funghi porcini. Quindi possiamo procedere, possiamo dire come velocemente l'abbiamo fatto, così ripetiamo. Sì, ripetita Juvan. Semplice, fatto, diciamo, in un sauté. All'interno metto dell'olio con del burro,
l'olio ragona di Trapani, perché è veramente un ottimo olio. E poi metto i funghi porcini, li faccio rosolare, aggiungo le foglioline di alloro, spicchio d'aglio, fermo la cottura e vado a sgrassare i funghi con del vino rosso. Poi inserisco il brodo di carne, il consomme così chiamato, per ultimare la cottura del riso, e poi ultimo con il brodo di carne, proprio c'è la famosissima demi-glace. Perfetto, allora possiamo procedere. Cavo a dire che poi si maneggia con un po' di parmigiano. Noi abbiamo visto, però noi cerchiamo di, nel momento in cui facciamo ripetere come è stato cotto, cerchiamo di stimolare la curiosità dei telespettatori, così possono andare a vedere per intero tutta la trasmissione. Ora Laura e Rossana ora ci diranno il gusto di questo piatto. Ripetiamo, riso ai funghi porcini. Forza, buon appetito. Sto servendo un Syrah, perché si sposa abbastanza bene con questo tipo di riso. Che tipo di vino è? Questo è un Salé de la Tour, che è un vino veramente eccezionale che utilizzo qua al ristorante. Secco. È un Syrah, diciamo, è un vino di mezzo tra un Cabernet. Siccome sono a stemmio totale, sono obbligato a fare delle domande. Sì, e purtroppo mai in Sicilia abbiamo diversi tipi di vitigni, quindi ci sono gli estimatori di questi tipi di vitigni. E il Syrah è uno di quei vini che è molto, diciamo, gettonato. Allora, salute di tutti. Si sente il fungo porcino, quindi non ha perso la personalità. Si sente il vino sfumato che ci sta benissimo, e comunque il riso è buono. Il riso è buono. Per quanto riguarda il brodo che abbiamo aggiunto di carne, come si avverte, in che misura? Allora, diciamo che i sapori sono tutti ben amalgamati, però quello che prevale è sempre il fungo porcino, che secondo me è poi la cosa giusta. Abbiamo cercato di ammansire con l'alloro e con il vino però rosso. Allora Laura, premesso che a Laura non piacciono molto i funghi, però si è sacrificata in questo caso e ha gustato il piatto, cosa puoi dire? Allora, devo dire che comunque è vero, il fungo era ammansito, diciamo, dall'alloro, sì, infatti era più delicato. E il riso aveva una cottura ottimale, devo dire, effettivamente non scuoce, ma anche come sapore era buono. Nonostante a me non piacciono i funghi, devo dire che questo piatto è buono. Perfetto, grazie. Until I first met you, I was lonesome. Until I first met you, I was lonesome.